vede da prega tutto me, è tua una e fai con te, però nell'arca di farò nella chi è e che sta bella ma bella sarà tenuti su me da che il biscazzo mi piega vega suo dolore, uccidio sull'altare innanzi a te, perché quell'innocenza cerca pietà, celeste madre sei, ognuno attende la pace che solo tu puoi donare. Allora, siccome che è passato la mezzanotte, entriamo il lunedì. Vogliamo fare la supplica alla Madonna dell'Arco? Certo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vergine buona, che hai voluto chiamarti dell'Arco, quasi a ricordare ai cuori afflitti, alle anime pentite e bisognose, che tu sei l'arco di pace che annuncia il perdono e le promesse divine. Guarda benigna a me che ti invoco, a me che ti supplico con il rimorso nel cuore per tante colmesse con la fronte mortificata, con tante miserie ed ingratitudini. Ottienimi dal Figlio tuo la grazia di comprendere lo stato dell'anima mia, di piangere i miei peccati e deplorarli. Egli mi conceda per la tua materna intercessione un proposito fermo, una volontà costante nel bene, che questo momento sereno passato ai tuoi piedi sia il principio di una vita senza peccato e piena d'ogni virtù cristiana. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vergine Santa, che hai scelto il santuario dell'Arco, a trono delle tue misericordie, ed hai voluto la tua immagine, circondata da innumerevoli attestati di riconoscenza, dei fedeli da te beneficati e soccorsi, con mille prodigi. Animato dalla fiducia per tanto tuo amore, verso i miseri e per tanti doni che hai sparso nel mondo, stretto dai dolori, ricorro alla tua protezione perché tu mi conceda la grazia. Tu ottienimi ciò dal Figlio tuo e come un giorno facessi lieti gli sposi a cui mancava il vino,
domandando per loro a Gesù il primo miracolo. Dona anche a me, che attendo la gioia soprattutto dalla tua bontà, di poter aggiungere la mia povera voce di gratitudine alla voce di tanti e tanti che ti invocarono e furono esauditi. Non sono degno, è vero, di ottenere questa grazia. Povera è l'anima mia, la mia preghiera non è animata da sufficiente spirito di fede, necessario per aprire le porte dei cieli. Ma tu sei ricca di ogni grazia, ma tu sei buona e tutto accetterai maternamente, compassionevole delle mie deficienze e dei miei bisogni. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vergine gloriosa, che un giorno volesse apparire circondata da stelle luminose, io ti prego di voler essere in ogni momento la stella che guida il mio cammino. Tu soccorrimi nelle tempeste della vita, tra i mille pericoli per l'anima e il corpo. Brilla il mio sguardo, così che io possa sempre trovare la via che conduce a porto la vita eterna. E quando compiti i giorni della mia fragile esistenza, attenderò il giudice eterno. Tu soccorrimi, sorreggi tu la vita che manca, fa più vivida e forte la mia fede, ripeti all'anima parole di speranza e di protezione, donami una carità più ardente, da te io voglio essere presentato al mio giudice, come un tuo devoto, misero ma fedele e grato. Tu devi in quell'ora apparire all'anima qual sei, la bella aurora dei cieli, dove verrò a lodarti con i santi e gli angeli, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen. Mamma dell'arco, a te affidiamo tutti i malati questa notte, che affidiamo i carcerati, gli emarginati, tutti i giovani che sono lontani da te, che offendono il tuo nome e di tuo figlio. Converti i cuori dei giovani che buttano la loro vita nella droga. Vogliamo affidarti tutte le mamme, tutti i papà che piangono per la perdita di un figlio. Tu conosci i nomi delle mamme che ora ti sto raccomandando, che non saranno qui per il dolore dei figli. Dagli tanta forza, dai forza anche ai parenti, a noi, dacci la forza di accettare con amore che un giorno li riabbracceremo ai nostri cari, ai nostri nipoti. Mamma cara, ti portiamo tanti cuori questa notte, tu li conosci ad uno, dai forza a chi piange. Dai forza a chi ti odia, a chi porta odio e non ti crede più. Vogliamo pregarti per noi, fa che questo amore che tu ci donerai questa notte e quella carezza che tu donerai ai nostri cuori e ai nostri visi li possiamo portare nelle nostre case, nelle nostre famiglie. Abbatti ogni muro di divisione, di gelosia e di odio che regna nelle nostre case. Facci più forti e umili, mamma. Allontanaci dal male. Salve Regina di misericordia, Madre dolcezza e speranza nostra, a te gemendo l'anima si prostra. In questa valle piena di dolore, rivolgi a noi, avvocata nostra, quegli occhi tuoi misericordiosi. Dopo l'esilio, Vergine Maria, lassù nel cielo, mostraci Gesù. Dal volto materno, che l'empio colpì,
sgorgo rosso sangue che tutti stupì. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. La donna blasfema, il cielo sdegnò, è giusta la pena, nei piedi sconto. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Un certo di stelle luce si le fa, corona sì bella che pari non ha. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Madonna dell'arco, la stella sei tu, che al cielo ci guidi a Gesù. Insieme. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Facciamo un'Ave Maria per tutti coloro che stanno percorrendo il pellegrinaggio a piedi, che vengono da lontano. Preghiamo per tutti coloro che in questa giornata varcheranno questa porta santa, dove la nostra mamma cara accoglie a braccia aperte. Mamma, porta i nostri cuori e le nostre